Passando poi al Novecento, c'è una cosa abbastanza interessante e curiosa, che è una parte del manifesto futurista, quello di Marinetti, siamo tra il 1909 e il 1910, in cui tra le altre cose Marinetti parla anche di un menù futurista, per cui come diceva a basso e chiare di luna viva la velocità, Marinetti dice abbasso la pasta asciutta, vive il riso. Perché? Perché il riso è bianco, perlaceo, snello, veloce, può essere cucinato in mille modi, si può abbinare a mille colori. In effetti è vero, no? A seconda degli ingredienti, assume tutta una serie di colorazioni, di forme diverse. Il riso è tipicamente italiano e quindi, tipicamente, vabbè, insomma, noi sappiamo da dove viene, ma comunque il riso è una produzione che in Europa è tutta nostra, no? Ecco. E quindi, tra le altre cose, i futuristi avevano anche questa vena nazionalistica molto spiccata. E in calce al manifesto del futurismo c'è un menù futuristico, tutto riso, dall'antipasto al dolce. Ci sono anche delle ricette che sono, non stanno leggendo in terra, ecco. Ma i futuristi, no, io non farei mai, io sono piuttosto tradizionale nei miei risotti. E quindi ci sono degli accostamenti, ma secondo Marinetti i gusti e i colori dovranno essere accostati in una maniera assolutamente decisamente innovativa e anche tradizionale. Quindi se qualcuno dovesse andare a spulciare il manifesto futurista, il menù futurista, buona fortuna lui se decide di copiare qualcuna di queste ricette. Tra parentesi devo dire che questa parte del manifesto futurista ha avuto, per quello che è venuto in mente, ha avuto un grandissimo appoggio, una grandissima diffusione grazie all'Ente Nazionale ISI. Direi, insomma, era il minimo che l'Ente Nazionale ISI potesse fare, considerato che aveva trovato degli sponsor così autorevoli, perlomeno allora, così, che facevano scalpore. Proseguendo nel nostro itinerario, siamo arrivati nel Novecento e nel Novecento troviamo, andiamo più vicino a noi, penso che molti di voi conoscono il commissario Montalbano, di Camilleri, il commissario Montalbano di Camilleri ha una predilezione speciale per gli arancini di riso. C'è appunto nel romanzo Gli arancini di Montalbano, c'è anche tutta la ricetta di come la cuoca di Montalbano preparava gli arancini di riso, una ricetta che fa in italiano e in siciliano. Se avessimo tempo per la leggere anche, perché è carinissima, questo si può fare se uno capisce il siciliano, no? E quindi questi arancini di riso diventano ancora una volta devo proprio finire. Dicevo, no. Ma si sente lo stesso. Dicevo, diventa per Camilleri un segno distintivo del suo personaggio, anche perché c'è un romanzo intitolato Gli arancini di Montalbano che appunto ci rimanda a questo, ma tutto sommato il commissario Montalbano gli arancini di riso se li mangia in tantissimi altri romanzi.